Ben ritrovati, l'isola apre le porte ai turisti, 233 voli e 9,4 milioni di posti per i passeggeri che sceglieranno la Sardegna come destinazione per le vacanze. Vediamo i riflessi. Sardegna ha sempre più destinazione turistica e vola verso l'estate. Per la prossima stagione, infatti, l'isola accoglierà i vacanzieri, riservando oltre 9 milioni di posti su un totale di 233 voli da 25 paesi. Numeri snocciolati dagli assessori regionali del turismo, Gianni Chess, e dei trasporti, Antonio Moro, che hanno scelto l'aeroporto di Alghero per presentare il network della cosiddetta Summer 2023, l'operativo dedicato all'estate da tutti e tre gli scali sardi. I numeri della stagione estiva del trasporto aereo certificano il grande impegno e il grande sforzo economico, organizzativo e operativo fatto dalla Regione Sarda in sintonia con le gestioni aeroportuali della Sardegna. Sono quasi 9 milioni e mezzo di posti aereo con 233 destinazioni, 25 paesi interessati, 144 collegamenti internazionali, numeri da record per una stagione estiva che sotto l'aspetto turistico si annuncia davvero importante per la nostra regione. Dei 233 voli previsti, 89 sono nazionali, 144 invece internazionali, con alcune destinazioni oltreoceano come il primo volo intercontinentale da Cagliari verso Dubai, al via a giugno con frequenza trisettimanale fino a tutto settembre. E per cercare di intercettare i flussi degli stranieri, gli sforzi delle società di gestione delle compagnie guardano alle rotte europee, circa il 36% delle offerte in totale, su tutta la Germania, poi Francia, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Polonia e Paesi Bassi. Cifre da record quelle del 2022 con 7 milioni di arrivi che quest'anno si spera però di superare per rilanciare definitivamente l'isola come destinazione turistica al top delle preferenze. Grazie a questo grande lavoro di interazione tra l'assessorato regionale e aeroporti regionali sardi, noi avremo una stagione da record. Ci sarà un'affluenza verso questa bellissima isola che promuove una città come non mai. Per la prima volta da metà giugno ci sarà il primo volo internazionale Cagliari-Dubai. La garanzia di questa grande accessibilità permetterà ancora una volta nella stagione estiva e non solo 2023 di essere una stagione dal record. Qui supereremo di gran lunga gli oltre 7 milioni di arrivi, ma supereremo senz'altro i 20 milioni di presenze, perché la Sardegna è una destinazione sicura, è una destinazione sempre più richiesta. Ha un brand ormai più forte in Europa e nel mondo, e quindi il mondo sta venendo in Sardegna. Intanto da Zarchena nasce la Zarchena Tourism Network, vediamo di cosa si tratta. Si è svolta ieri la prima edizione di Arzachena Tourism Network, evento annuale per facilitare l'incontro tra domanda e offerta nel settore turistico e commerciale della destinazione. L'incontro, dedicato agli operatori attivi nel territorio comunale, ha dato loro l'opportunità di discutere dei temi più attuali e cruciali in vista dell'avvio del periodo di maggior flusso turistico. L'obiettivo è quello di creare rete tra i nostri operatori, di farli conoscere, di metterli insieme per valorizzare il territorio e per appunto farli confrontare sui pro e sui contro del nostro territorio, della nostra destinazione turistica. Il 12 aprile si terrà un secondo appuntamento di approfondimento più pratico dedicato alla ricerca e all'analisi dei flussi turistici attuali. E questo ci aiuterà a capire in che direzione vorremmo andare nel prossimo futuro. I due eventi sono collegati al Summit G20 delle spiagge, la rete delle località balneari che nel nostro paese in totale attraggono 70 milioni di presenze turistiche, il 16% di quelle complessive registrate in Italia. Il 3, 4, 5 maggio ospiteremo il G20, ci sono i comuni fondatori del network che sono 26 e in più ovviamente ci saranno i comuni auditori e invitati tutti i nostri comuni sardi, sempre comuni, parliamo di comuni balneari, quindi questo sicuramente porterà grande visibilità al territorio, ma soprattutto grande confronto in un momento molto delicato comunque di confronto anche con le istituzioni statali. Il comune di Arzachena è al lavoro per il grande evento di Pasquetta che apre la stagione 2023 nel lungomare di Cannigione. Partiremo subito il 10 aprile con Mr. Rain, sarà accompagnato dal DJ di 105 Pippo Palmieri e anche dal collettivo Nuova Sardegna. Questo per accontentare un po' tutti i target di età e quindi speriamo davvero di avere grossa partecipazione, ce l'aspettiamo, ce l'auguriamo e siamo sicuri che il tradizionale concerto di Pasquetta aprirà questa stagione, speriamo fortunatissima. La
L'appuntamento è imperdibile, soprattutto perché è l'unica data con ingresso gratuito del tour Supereroi di Mr. Rain, che toccherà diverse città italiane nel corso del 2023. Arriveranno turisti? Arriveranno i nostri turisti storici, quelli che da anni scelgono Arzachena per le proprie vacanze, ma anche per risiedere buona parte dell'anno, e speriamo anche che questo grande nome attiri anche il visitatore che magari ancora non è venuto qua e che in questa occasione potrà scoprire le nostre bellezze. Cosa vi aspettate per la stagione 2023? Aspettiamo una grande stagione, abbiamo dei numeri importanti che iniziano ad affacciarsi, quindi siamo pronti a partire e speriamo ovviamente di ottenere il miglior risultato rispetto anche allo scorso anno. Siamo arrivati quasi ai livelli pre-Covid da 1.220.000 presenze, quest'anno siamo andati molto vicini, quindi la speranza è quella che nel 2023 si superi finalmente questa forbice ancora di più. C'è una grossa quota parte di sommerso e quindi questo ovviamente poi influisce anche su tutta un'altra serie di fattori come infrastrutture, sanità, gestione proprio del carico antropico della destinazione che noi comuni spesse volte siamo portati ad avere, soprattutto comuni piccoli come il nostro che non arriva a 15.000 persone e che d'estate tocca punte di 300.000 persone al giorno. Adesso uno spunto per la riflessione: i sardi non fanno più figli, nell'isola meno di 5 bebè ogni 1.000 abitanti. Vediamo. Il tasso di natalità è vero crolla in tutta Italia, ma in Sardegna le culle vuote sono oramai una vera emergenza. E se l'Istat lo conferma attraverso i numeri, nel nostro paese sono stati 392.598 neonati iscritti all'anagrafe l'anno scorso, con un calo dell'1,9% rispetto al 2021, nell'isola basta invece sfogliare i registri delle nascite, desolatamente scarni, poco meno di 5 bebè ogni 1.000 abitanti. A livello territoriale, come certificato dalla nuova rilevazione demografica, il tasso di natalità pari a 6,7 per 1.000 residenti in media nazionale nel 2022 conferma ancora una volta il primato della provincia autonoma di Bolzano con il 9,2 per 1.000, mentre la Sardegna presenta il valore più basso, 4,9. Se l'andamento delle nascite nel 2021, prosegue l'Istat, ha lasciato pochi dubbi sul ruolo svolto dall'epidemia nei confronti dei mancati concepimenti, più complesse sono le dinamiche alla base del calendario nel 2022. Le cause, secondo quanto ipotizzato dall'Istituto, il contesto della crisi sanitaria ancora presente nel 2021 e le conseguenti incertezze economiche potrebbero aver incoraggiato le coppie a rimandare ancora una volta i loro piani di genitorialità. Andando a ritroso negli anni, però, la situazione non migliora. Nel 2020, infatti, le nascite hanno toccato il minimo storico e la Sardegna si è ritrovata ultima a livello nazionale. E il declino della popolazione è già una tendenza in atto almeno dal 2015, tanto che oggi la fotografia dell'Istat coglie un fenomeno, quello delle nascite zero, che segna però già da diverso tempo l'andamento della natalità nell'isola, dove il saldo naturale, cioè il rapporto tra nati e morti, non depone sicuramente a favore dei primi. E se a livello regionale la statistica ci dice che vengono al mondo pochi bambini, la ragione andrebbe ricercata al di là dell'emergenza epidemiologica tra crisi economiche e incertezza sul futuro. Il tasso di occupazione delle donne con figli è, per tutte le età fertili, sistematicamente più basso di quello delle donne senza figli, circostanza che evidenzia quanto poco il mercato del lavoro contempli la conciliazione familiare e quanto questa consapevolezza scoraggi e spaventi chi vorrebbe affacciarsi all'esperienza della maternità. Riccardo Rocca, cagliaritano di Villanova, il terzo guardiano della 377esima festa di Sant'Efisio. Vediamo. La 367esima festa di Sant'Efisio è il suo terzo guardiano e il cagliaritano Riccardo Rocca. L'importante figura viene scelta tra i membri della circonfraternita il 19 marzo all'interno del salone confraternale a scrutinio segreto, un momento questo molto sentito dall'associazione religiosa che culmina con una messa di ringraziamento. È una candidatura che poi è stata supportata da un voto quasi unanime dei miei confratelli guardiani, che è già una grande iniezione di fiducia per me. Come sta vivendo questa nomina da qui al primo maggio? Da qui al primo maggio c'è l'emozione dei preparativi che conosco, perché è la terza volta che ricopro questo ruolo. Il primo maggio poi sarà la scarica di adrenalina definitiva. Comunque tutto viene vissuto con la massima serenità, con la massima tranquillità, così come
vogliamo che sia questa festa sobria, felice e serena, finalmente dopo gli anni di terrore che abbiamo passato per il Covid, a causa del Covid. Questa figura fondamentale per la prestigiosa festa avrà il compito di organizzare l'evento nel migliore dei modi, in stretta collaborazione con la banca e il consiglio di amministrazione dell'Arciconfraternita, con la responsabilità della buona riuscita della manifestazione religiosa. Ma il Terzo Guardiano è il regista praticamente della parte religiosa della festa, quindi è quello che si occupa di tutta l'organizzazione della festa per ciò che concerne l'Arciconfraternita. Quindi l'organizzazione, l'attenzione agli orari, l'attenzione a tutto ciò che gravita intorno a questa festa non è poco chiaramente, quindi i rapporti istituzionali, i rapporti con le altre confraternite, i rapporti anche di buon vicinato con i comuni che poi ci ospitano e con quelli in cui transitiamo. Il 25 aprile, con una solenne cerimonia, avviene la consegna della bandiera del Gonfalone nelle mani del Terzo Guardiano uscente a quello eletto per l'anno in corso, con una breve processione dei guardiani nella piazzetta di Sant'Efisio, con il suggestivo suono delle Launeddas. Il suo rapporto personale con Sant'Efisio? Beh, santo io non lo chiamo di sicuro, lo chiamo Efisio perché lui per noi è Efisio, ma credo per tutta Cagliari. Che qualcuno lo chiami santo, Sant'Efisio, è veramente raro, forse qualcuno che viene da fuori, per noi è Efisio. Il mio rapporto poi tra l'altro è ancora più particolare perché io sono un biddanoeso infiltrato a Stampacce, diciamo che sono stato adottato da Stampacce perché d'origine sono villanovese da qualche generazione ormai. Ora tutto è pronto, cuore e mente, al 1 maggio, quando Cagliari e la Sardegna intera si stringerà intorno al suo santo, Efisio. Da domani fino all'11 aprile Cagliari riscopre il suo lato più intimo e devozionale con i riti della Settimana Santa. Vediamo i dettagli. Sono i giorni a ridosso della Pasqua, i giorni in cui la preghiera si fa intima, silenziosa, spezzata a tratti solo dal suono sordo del tamburo. Gli itinerari attorno ai luoghi della fede nel periodo della Passione rivivono attraverso le processioni che durante la Settimana Santa hanno seguito il Calvario di Gesù dagli ultimi giorni a Gerusalemme fino alla Risurrezione. La Pasqua in Sardegna è la ricorrenza che fin dai tempi più antichi e più di ogni altra ha suscitato e suscita in tutto il territorio dell'isola un'intensa partecipazione. Ma il programma parte da questa settimana e proseguirà fino anche a dopo Pasqua, un programma intenso, tutti gli altri confraternite partecipano veramente con, come ho detto prima, con grande impegno e soprattutto molto importante che non si perdano quelle tradizioni che sono fondamentali per far sì che si possa anche lavorare in una città turistica, in una città turistica, per quanto mi riguarda non solo come turismo religioso ma anche un turismo esperienziale di cui va alla ricerca appunto il visitatore. Un'esperienza unica ed emozionante che fonde le secolari tradizioni di origine iberica con antichissime usanze religiose locali, per dare via a riti, processioni e momenti corali di grande forza espressiva e suggestione. Profonda devozione tangibile che viene riproposta ogni anno grazie anche alle arciconfraternite della città, del Gonfalone di Sant'Efisio, della Solitudine, del Santissimo Crocifisso di Santa Maria Chiara e la Congregazione Artieri di San Michele. Noi questa tradizione la portiamo da 400 anni, perciò quest'anno abbiamo visto che grazie a Dio è ritornata la fede, nel senso non che mancava, era parcheggiata per via di questa pandemia, e quest'anno grazie a Dio facciamo tutte le processioni, riprendiamo in pieno tutto quello che è stato lasciato in questi 3 anni e andiamo avanti e siamo fieri, orgogliosi di mandare avanti questa tradizione di fede e di cultura. Perché noi siamo legati a questo e speriamo che continui così e che Dio ci ha la mano di buono. Insomma, è sempre una grande emozione. È sempre una grande emozione e spero che continui questa emozione perché è una cosa molto bella. È tutto, arrivederci alle prossime edizioni.